Buonasera. Il Presidente ha illustrato anche a noi il programma, ma quello l'avrete già sentito un paio di volte dalle delegazioni precedenti. Comunque, quello che ha fatto più impressione a noi convinti europeisti erano proprio quello che ha detto sull'Europa, sull'integrazione, maggiore integrazione dell'Europa. Come sapete, noi il nostro obiettivo è un'Europa delle regioni senza nazionalismi e pertanto non possiamo che dire un convinto sì a questo governo. Il dubbio che ci rimaneva, siccome non abbiamo fatto delle buone esperienze con governi tecnici, è l'approccio nei confronti delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali, ma quello che ci tranquillizza è che anche questa filosofia appartiene all'ideologia di un'Europa e il Presidente ha fatto capire che per lui queste questioni hanno una certa importanza. Siccome sono una delle poche donne in queste delegazioni, mi sono permessa anche di parlare della questione di genere. Non è possibile che l'Italia, in tutte le statistiche dove ci sono i parametri delle pari opportunità, è all'ultimo posto. Questo non è solo un danno per le donne, ma è anche un danno per tutto lo Stato. Pensiamo solo a quanto, anche se la parola è brutta, ma a quanto capitale umano va perso. Pertanto io ho chiesto che la politica di genere venga messa al centro di tutte le altre politiche e che in questo governo ci sia un'adeguata rappresentanza di donne. E siccome il senatore Salvini entro 12 ore è diventato da sovranista un convinto europeista, forse sto giro diventa anche femminista. E allora questo governo non avrà al centro le politiche femminili. Volete dire qualcosa voi? Se no, avete domande? Prego. Radio Radicale. Sì. Dunque, allora, volevo da quello che lei mi ha detto, lei esponendo diciamo, quello che vi siete detti con Draghi, ha detto che non avete avuto fiducia nelle esperienze passate di governi tecnici. Avete l'impressione che, come è stato detto, che Draghi sia il più politico dei tecnici? Avete avuto questa impressione? Poi volevo chiedere se voi avete chiesto dei ragguagli circa l'impegno economico del Recovery Plan per le zone che vi interessano, che so che l'Union Val d'Autun e anche la Südtiroler Volkspartei e il PAT avevano chiesto dei chiarimenti rispetto ai 2 miliardi che erano stati chiesti di essere impegnati nelle due province autonome e anche l'Union Val d'Autun per quel miliardo che loro chiedevano di impegnare. Volevo sapere se avevate avuto risposte precedentemente e se ve le aspettate a stretto giro anche nell'esposizione del programma di governo. Grazie. Prego. Allora, l'impressione, se il professor Draghi ha un approccio più tecnico o politico, è difficile da dire. Insomma, mi sembra che abbia tutta la cultura europea e questa cultura contiene appunto sensibilità per le minoranze linguistiche, ma anche sensibilità per le problematiche di genere. Abbiamo chiesto già l'altra volta che la politica per la montagna venga messo più al centro del recovery e dei ristori, ma adesso faccio dire qualcosa anche ai due colleghi proprio su questo tema. Grazie. In primis siamo molto d'accordo con le priorità che ha messo a punto il Presidente, il Professor Draghi, ossia riforma della pubblica amministrazione, riforma del fisco, riforma della giustizia civile e un governo ambientalista. Ambientalista nel senso ovviamente di non essere solo ideologico, ambientalismo, ma di vedere tutto anche dal punto di vista, ogni attività economica anche dal punto di vista ambientale. Quindi da questo punto di vista ci trova totalmente d'accordo. Dal punto di vista delle domande che lei ci ha posto, soprattutto del recovery, ovviamente non siamo ancora entrati in dettaglio. Li abbiamo ovviamente
consegnato il nostro dossier e quindi lui sa quali sono le idee che ha l'Alto Adige, che ha la Südtiroler Volkspartei al riguardo. Penso alla digitalizzazione, penso anche però alle grandi infrastrutture, agli investimenti pubblici che il professore ci ha detto che è uno dei punti fermi dell'azione di governo, ossia di puntare tanto sugli investimenti pubblici, perché sono loro che aiutano a far crescere l'Italia. Sì, brevemente volevo aggiungere anch'io due cose. La prima è che anche noi, naturalmente io come rappresentante di una forza storicamente federalista e europeista, siamo stati molto contenti che il professor Draghi abbia così dato queste tre grosse priorità che sono l'europeismo, l'atlantismo e l'ambientalismo. E quindi noi aggiungiamo l'autonomismo e con questi quattro concetti diciamo che siamo molto contenti di poter partire con questa nuova esperienza. Per quanto riguarda i temi che abbiamo toccato, come abbiamo già detto la scorsa volta, abbiamo consegnato i nostri dossier con le priorità e oggi c'è stata la possibilità di fare alcuni piccoli approfondimenti che sono stati ad esempio quelli legati alla necessità di modifica della, e di ristrutturazione della pubblica amministrazione. Noi abbiamo segnalato le criticità ad esempio che sta determinando l'applicazione del testo unico sulle società partecipate, la Madia, che nei nostri territori, in Valle d'Aosta ad esempio, crea delle grosse problematiche su tutte le partecipazioni pubbliche. Quindi io ho fatto presente al professor Draghi che qualora si vada a toccare questo aspetto che sia tenuta in considerazione. E poi come ultimo concetto abbiamo sollecitato un'attenzione particolare al funzionamento delle commissioni paritetiche. Le commissioni paritetiche per la regione a statuto speciale sono il perno per far funzionare la nostra autonomia. Purtroppo in questi tre anni di legislatura devo dire che le commissioni paritetiche hanno funzionato molto poco, se non quasi niente, e per noi è sicuramente un punto molto negativo. Quindi è un auspicio che questo aspetto con il nuovo governo Draghi abbia una parte importante nel programma di governo, seppure una questione molto locale. E ultima cosa, la nostra Presidente ha avuto anche occasione di sottolineare l'importanza per noi di avere un punto di riferimento nel governo per le nostre problematiche, per le politiche legate alle nostre piccole autonomie alpine. Grazie. Scusate, un ultimo punto che mi sono dimenticato. Il professore ci ha dato una garanzia su un punto che per noi, che per il Sud Tirolo, è essenziale. Ci ha dato la garanzia che sul fronte turismo interverrà con forza. Questo per noi è importantissimo saperlo, perché voi sapete che siamo di fronte a un Ristori 5 e siamo di fronte ovviamente anche ad altre misure che possono aiutare il settore. Quindi questa era una garanzia che ci ha dato e questo per noi è importantissimo, perché questo è un settore che soffre come pochi altri. Se posso aggiungere una cosa da quello che avete detto, allora mi sembra che voi abbiate chiesto una delega particolare per le minoranze linguistiche, un sottosegretario per le minoranze linguistiche. No. No, abbiamo chiesto una persona di riferimento, abbiamo detto che probabilmente se ci sono i grandi problemi che riguardano tutto lo Stato, probabilmente i nostri piccoli problemi non sono così al centro e per noi sarebbe molto utile avere una persona con la quale, alla quale poter illustrare le nostre questioni. Abbiamo parlato anche abbastanza della riforma del processo civile, dove io ho detto che ci vuole anche la riforma del processo penale, perché soprattutto nel processo, nella procedura penale, la forma è completamente scollegata alla sostanza e si deve semplificare per avere la durata del processo di nuovo nell'ambito di quello sopportabile e per evitare che con mille eccezioni di avvocati penalisti non si riesce a fare il processo. Bene, grazie.